Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana affrontiamo un tema che potremmo definire molto di moda negli ultimi anni ed è quello proprio degli integratori alimentari che riscuotono sempre un maggior interesse e di cui c'è anche un notevole commercio. Cosa sono gli integratori alimentari? Da una direttiva del 2002 della Comunità Europea vengono definiti come dei prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta e che costituiscono, diciamo, una fonte di sostanze nutritive o di sostanze avente un effetto nutritivo o fisiologico e non sono considerati dei farmaci. Gli integratori di solito sono costituiti da sostanze che già sono presenti naturalmente all'interno di alimenti, possiamo parlare di vitamine, sali minerali, acidi grassi polinsaturi, oppure possono essere costituiti da sostanze che normalmente non fanno parte dell'alimentazione, come per esempio la melatonina, il ginkgo, l'iperico e così via. Oggi perché riscuotono un grande successo gli integratori? Ma innanzitutto perché c'è una convinzione diffusa di una generale inadeguatezza dell'alimentazione. Un po' poi c'è la volontà anche di prevenire sempre le patologie. Dall'altro lato c'è anche una volontà di mangiare o comunque condurre una vita sempre più salutare possibile. E in realtà però queste convinzioni poi ci portano anche a commettere degli errori, anche perché sono prodotti che vengono molto spinti per quanto riguarda la pubblicità su internet, nelle riviste, giornali e appunto dicevamo può indurre il consumatore a commettere degli errori. Oggi faremo due esempi particolari, cosa lega, diciamo, gli integratori al consumo di frutta e verdura e l'integrazione per quanto riguarda chi fa un'attività fisica. Allora, per quanto riguarda il primo esempio, quindi il consumo di frutta e verdura, molto spesso ci si può chiedere perché consumare regolarmente la frutta e la verdura, quando invece con un semplice, diciamo, integratore si possono assumere quelle sostanze che sono contenute naturalmente all'interno della frutta. Ecco, questo per esempio è un classico errore da non commettere. Questo perché la frutta e la verdura sono comunque degli alimenti molto complessi e quindi questa complessità diciamo, della loro struttura, delle loro caratteristiche nutrizionali, chimiche, non può essere riassunta all'interno di un integratore e non esiste un'alternativa al consiglio generale che diamo sempre di consumarne 5 porzioni al giorno, appunto tra frutta e verdura. Però oggi, un po' per comodità, a volte per pigrizia, la frutta tende ad essere sempre messa, anche la verdura, un po' da parte e si cerca invece di bilanciare con gli integratori, che è una cosa che non va bene. Questo perché comunque gli integratori li dobbiamo assumere quando ce n'è necessità e per un determinato periodo di tempo. L'altro esempio poi che volevamo fare era quello degli sportivi. In generale, per quanto riguarda la stragrande maggioranza della popolazione che è in buona salute, che ha un'alimentazione adeguata e che svolge una regolare attività fisica settimanale, ecco, se ci sono questi presupposti non c'è necessità di fare un'integrazione particolare con degli integratori. Diverso è il discorso invece, per esempio, per chi fa sport a determinati livelli e quindi è uno sportivo professionista, ma anche chi, pur non essendo uno sportivo professionista, però fa un'attività fisica molto molto impegnativa che quindi richiede un surplus di un fabbisogno energetico, diciamo, aumentato. Sia dal punto di vista dell'energia che dei fabbisogni di vitamine, ma anche per esempio di proteine. Ecco, ci può essere sì, assolutamente un'integrazione, per fare l'esempio più classico, quello di proteine e amminoacidi, però ovviamente deve essere sempre un qualcosa che deve essere diciamo, stabilito con un professionista del settore che ci può dire quanto deve durare l'integrazione, quindi la quantità anche di ciò che andiamo ad assumere, per quanto tempo deve durare, deve essere correlato ovviamente alla nostra composizione corporea.
al nostro stato nutrizionale, al grado di attività fisica che facciamo, alle nostre età, al sesso. Questo perché, come dicevamo, gli integratori sono un qualcosa che possono sì integrare l'alimentazione, ma lì dove ce n'è bisogno. Per fare gli esempi più semplici, per esempio la vitamina B12 nel caso delle diete vegetariane, il ferro nel caso dell'anemia, e gli integratori magari per l'osteoporosi, gli omega 3 per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. Ecco, in questo caso è un qualcosa di cui possiamo discuterne l'assunzione. In tutti gli altri casi è sempre bene comunque pensarci o comunque affidarsi a dei professionisti che ci possono consigliare, insomma, quando è il caso di fare un'integrazione, quindi prendere dei prodotti o meno, anche perché, pur non essendo dei farmaci, laddove andiamo ad assumere comunque degli integratori, sbagliandone le dosi, i tempi, le modalità di assunzione, e quindi possiamo anche andare a creare un surplus di sostanze di cui magari non avevamo bisogno, possono avere anche degli effetti nocivi sulla nostra salute. Bene, vi ricordo che potete sempre approfondire queste tematiche che parliamo di settimana in settimana con l'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito sempre a scrivere per consigliare degli argomenti da trattare o per fare delle domande, inviando un'email a nutrizioniricci@virgilio.it, e noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre su Cilento Channel. Ciao!